Amo leggere. Amo leggere e trasmettere le mie emozioni quando leggo certe cose meravigliose di persone stupende. Sono stupende perché leggo, perché sono certa che dentro i loro cuori hanno tanto da dare. È per quello che mettono le loro poesie. E io amo leggerle per trasmettere, appunto, condividere con voi l'emozione che provo io. Se a qualcuno non piacciono queste cose, non mi guardi, ma la smetta di scrivermi cose sotto. C'è chi dice togli i commenti. No, perché io le lascio per chi apprezza, per chi vorrebbe dirmi qualcosa. Perché devo togliere disattivare i commenti per colpa di chi mi odia a prescindere, senza neanche conoscermi, mi odia così. Non lo so quale problema abbiate, se in un certo senso alle volte anche quando leggo cose dolci o okay, che o qualsiasi cosa anche di bello, anche su mia figlia, molte persone mi scrivono porcate. Non lo so se siete invidiosi in qualche maniera, adesso non voglio diventare come quelle persone che dicono invidia, invidia. No, allora lasciatemi stare. Io lascio aperti i commenti per le persone che apprezzano le cose. Gli altri facciano la loro vita, per favore, ok? E ora vorrei leggere una cosa dalla pagina Strega Nera e i suoi incantesimi. Scusate. La leggenda della luna e la moneta. La leggenda racconta di un vecchio tagliabambù che passeggiando in un bosco si imbatte in un ostello di bambù splendente nella notte. Quando lo spaccò a metà, però al suo intento trovò una ragazza così minuscola che poteva stare sul palmo di una mano. Il vecchio immaginò che fosse un dono degli dèi. Infatti lui e la moglie erano vecchi e non avevano potuto avere figli. Decise quindi di portarla a casa e di crescerla. Da quel momento in poi, ogni volta che il vecchio tagliava una canna di bambù, all'interno ci trovava sempre una moneta d'oro che gli permise di arricchirsi in breve tempo. La ragazza fu chiamata Kaguya Hime, principessa splendente del bambù. Crescendo acquistò una straordinaria bellezza, si presentarono alla porta cinque principi che la chiesero in sposa. La ragazza stabilì una competizione fra i principi. La ricerca di un tesoro impossibile a trovare, la sacra ciotola del Buddha, un ramo di un albero dal tronco d'oro e dalle foglie d'argento, e la pelle di un topo di fuoco della Cina, il gioiello multicolore sulla testa di un drago e la conchiglia nascosta nella pancia di una rondine. Nessuno portò mai a compimento l'impresa, nemmeno con l'imbroglio, e anzi uno dei principi perse la vita nel tentativo. Con l'avvicinarsi dell'autunno, però, Kaguya Hime diventava sempre più introversa. Quando il vecchio padre le chiese il motivo, le rispose di appartenere a un altro mondo. L'imperatore, che era uno dei suoi pretendenti, la sentì e, per non lasciarla andare, circondò la casa della ragazza con i soldati. Ma dalla luna scesero dei guerrieri per proteggere la donna, che accecarono i soldati. Quando fu il momento, gli emissari della luna vestirono Kaguya Hime con un abito piumato appartenuto all'ancella celeste. Subito i suoi ricordi della terra svanirono. Fu attratta da una forza invisibile che la riportò alla luna. Sulla luna, scusate. Prima di andare, Kaguya Hime aveva lasciato ai genitori la sua veste fatta di fili d'oro. Inoltre lasciò un elisir di immortalità e una lettera di addio da consegnare all'imperatore. L'imperatore la lesse, ma fu preso da un conforto. Presto. Preso. Hanno sbagliato. Ma fu preso da uno sconforto enorme e stabilì di non voler vivere in eterno se non poteva stare con la sua amata. Per cui bruciò l'elisir sulla cima della montagna, è più alta del paese, il punto più vicino alla luna. La montagna era il monte Fuji. Il suo nome deriva infatti dal giapponese Fushi, che significa immortalità. Ciao mondo, vola in alto.